Ciao a tutti, oggi prepareremo le nocciole ricoperte di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono cioccolato e nocciole. Noi lo faremo nella variante con il cioccolato fondente, il cioccolato al latte e il cioccolato bianco. Vi consigliamo, nel caso in cui anche voi volete effettuare la ricetta nelle tre varianti, di fare prima il cioccolato bianco, poi il cioccolato al latte e poi il cioccolato fondente. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo all'interno del boccale il cioccolato bianco. E lo facciamo sciogliere per 6 minuti. A 170 gradi, velocità 3. Cioccolato bianco e sciolto, adesso versiamo all'interno del boccale le nocciole. Facciamo amalgamare per 30 secondi, antiorario, velocità soft. Le nocciole sono pronte, andiamole a trasferire all'interno dei pirottini. Dopo aver riempito i pirottini, vi consigliamo di posizionarli in frigo nell'attesa di fare le altre varianti. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, andiamo a mettere il cioccolato al latte e lo facciamo sciogliere sempre per 6 minuti a 170 gradi, velocità 3. Cioccolato al latte è pronto. Andiamo a versare all'interno le nocciole. Facciamo amalgamare per 30 secondi, antiorario, velocità soft. Dopo aver amalgamato le nocciole, andiamole a trasferire sempre all'interno dei pirottini. Questa volta, senza lavare il boccale, andiamo a mettere all'interno il cioccolato fondente. E lo facciamo sciogliere sempre per 6 minuti a 70 gradi, velocità 3. Il cioccolato fondente è sciolto. Adesso andiamo ad aggiungere le nocciole e le facciamo amalgamare 30 secondi, antiorario, velocità soft. Le nocciole sono ben amalgamate, andiamole a trasferire all'interno dei pirottini. Nocciole ricoperte di cioccolato nella variante cioccolato bianco al latte e fondente. Grazie e alla prossima ricetta!